A volte, quando devi buttarti in picchiata, e tutto ciò che riesci a vedere sotto di te è una coltre di nuvole bianche o nere, ti prende una gran paura. È il tipo di missione più pericolosa che ho mai fatto. Mette alla prova tutte le tue capacità. Con il coinvolgimento in Vietnam, gli Stati Uniti, la maggiore potenza militare mondiale, portarono armi e mezzi moderni in una lontana regione dell'Asia. In nessun altro teatro di operazioni, il potenziale bellico americano fu messo tanto in evidenza quanto nella guerra aerea contro il Vietnam del Nord. Inizialmente, lo scopo dei bombardamenti fu quello di bloccare i rifornimenti agli insorti in Vietnam del Sud. Ma col protrarsi delle ostilità, il bombardamento aereo divenne sistematico. Oltre ai rifornimenti e alle installazioni strettamente militari, gli aerei statunitensi iniziarono a colpire infrastrutture industriali, ponti, strade, ferrovie, aeroporti e impianti portuali. L'azione fu condotta utilizzando soprattutto i cacciabombardieri F-105 Thunderchief e F-4 Phantom, oltre agli enormi bombardieri B-52 Stratofortress, che scaricarono migliaia di tonnellate di esplosivo ad alto potenziale. Anche la Marina americana e i Marines parteciparono attivamente alla guerra aerea operando dalle portaerei che stazionavano nel mare cinese meridionale e dalle basi nel Vietnam del Sud. Gli F-4 Phantom, gli F-8 Crusader, gli A-4 Skyhawk, gli A-6 Intruder e gli A-7 Corsair furono usati per 8 anni contro le difese aeree più agguerrite dell'epoca. In quegli anni l'F-105 era il più grande, il più pesante e il più potente cacciabombardiere monoposto. Il Republic F-105 Thunderchief, progettato come bombardiere nucleare tattico, fu un protagonista della campagna di bombardamenti contro il Vietnam del Nord. Noto come TAD, entrò in azione nel 65. Durante i primi 3 anni di operazioni contro il Vietnam del Nord, fu il più importante aereo d'attacco dell'aviazione americana nell'Asia sudorientale, per numero di unità. Ogni giorno i Thunderchief partivano dalle basi thailandesi di Korat e Takli per eseguire le loro missioni. Sebbene fossero in grado di utilizzare anche i missili aria-terra Bullpup, il loro compito principale era il bombardamento del Vietnam del Nord con bombe a caduta libera. Ogni aereo poteva trasportare 6 bombe da 350 kg, oltre a 2 serbatoi supplementari. I TAD furono utilizzati ampiamente per sopprimere le difese avversarie.
I Wild Weasel Thunder Chief, per esempio, eseguirono le missioni più pericolose e ingaggiarono rischiose sfide contro i missili SAM a guida radar e contro l'artiglieria contraerea nordvietnamita. Volavano deliberatamente vicino alle basi missilistiche, allo scopo di indurre il nemico ad attivare i radar e a lanciare i missili contro di loro. Poi si sottraevano ai SAM e al tiro della contraerea e attaccavano con i missili antiradar. La metà degli 830 F-105 americani fu persa in combattimento soprattutto sotto il tiro della contraerea. Nonostante le perdite subite, però, il contributo che questi aerei fornirono alla guerra fu di grande importanza. Un altro protagonista del conflitto fu il B-52, usato nel sud-est asiatico principalmente come bombardiere tattico. Fin dal 57 era stato il principale bombardiere nucleare a largo raggio del comando aereo strategico, mentre in Vietnam fu utilizzato come bombardiere convenzionale. Nel corso dell'operazione Arc Light, i B-52 attaccarono le presunte posizioni Viet Cong nella giungla e le vie di rifornimento in Cambogia e nel Laos. Successivamente eseguirono missioni strategiche di bombardamento contro il Vietnam del Nord. Se il B-52 era stato progettato per trasportare un carico di armi nucleari, con un'apposita modifica chiamata Big Belly, il pancione, fu convertito in un bombardiere dall'enorme capacità di carico. Estesa da 27 a 84 bombe grazie a speciali strutture fissate nella stiva e a 108 con alcuni piloni fissati sotto le ali. La capacità di carico complessiva, 35 tonnellate di bombe, equivaleva a quella di un intero gruppo di fortezze volanti della Seconda Guerra Mondiale. Il B-52 volava a quota talmente alta da non poter essere visto né sentito da terra, nonostante la sua mole. Ci si accorgeva della sua presenza solo quando scoppiavano le bombe. I Viet Cong non potevano far altro che aspettare che l'ondata distruttiva finisse o che cominciasse quella successiva. Verso la fine del 72, nel corso dell'operazione Linebacker, i B-52 attaccarono il Vietnam del Nord per 11 giorni consecutivi, in quello che per allora fu il più imponente bombardamento aereo di tutti i tempi. Nel 64 ebbe luogo il presunto attacco da parte del Vietnam del Nord a due incrociatori statunitensi nel Golfo di Tonkin. Per rappresaglia, la Marina americana attaccò le installazioni portuali di Haiphong in Vietnam del Nord. L'aereo prescelto fu il Douglas A4 Skyhawk. Costruito fin dagli anni 50, questo veloce jet d'attacco fu in servizio presso le forze americane per tutta la durata del conflitto, operando dalle portaerei della Marina e dalle basi in Vietnam del Sud. Eseguì la maggior parte delle missioni di bombardamento contro il Nord fino al 68 e le missioni Iron Hand per la soppressione delle postazioni contraeree vietnamite. Sebbene di piccole dimensioni, aveva un'apertura alare appena superiore agli 8 metri, l'A4 poteva trasportare quasi 4 tonnellate di armamento senza perdere la propria agilità. Il suo carico comprendeva bombe a caduta libera del peso massimo di 900 kg, razzi non guidati da 70 mm e missili aria-terra bullpup teleguidati. A un certo punto, sulle grandi portaerei, l'A4 fu sostituito dal più capace A7 Corsair, ma continuò a prestare servizio fino al termine del conflitto sulle piccole portaerei della classe Essex. L'utilizzo intenso e continuo fece sì che gli A4 fossero gli apparecchi più colpiti tra quelli operanti a bordo delle portaerei. In Vietnam, il 37% degli aerei persi dagli americani in combattimento erano Skyhawk. Il McDonnell F4 Phantom
fu senza dubbio il più importante aereo da combattimento impiegato nella guerra del Vietnam. Questo grande e potente biposto, in dotazione ai gruppi delle portaerei nel mare cinese meridionale e nelle basi del Sud Vietnam e della Thailandia, fu utilizzato dalle tre armi, Marina, Aviazione e Marines. Entrato in servizio nel 65, aveva prestazioni elevate, raggiungeva una velocità massima superiore a 2 Mach ed era dotato di un nuovo radar e di un armamento missilistico potente, sebbene a volte poco affidabile. Ricopriva tre ruoli, caccia puro, bombardiere e ricognitore. Vinse quasi 150 duelli e abbatté più MiG di ogni altro aereo americano. Il suo ruolo principale, tuttavia, era quello di cacciabombardiere. Nelle ultime fasi del conflitto, sostituì l'F-105 Thunderchief nel ruolo di portabombe dell'aviazione sul Vietnam del Nord. Si mostrò anche molto adatto per l'uso di bombe a guida laser. Ai Marine, in Vietnam del Sud, il Phantom forniva un appoggio aereo ravvicinato completo, attaccando il nemico con napalm, bombe e razzi. Le ragioni del successo del Phantom vanno ricercate nella versatilità e nella possibilità di sviluppo di questo mezzo. Nel corso del conflitto ne furono anche costruite nuove versioni, con migliori capacità di combattimento. La prima versione prodotta per la Marina, l'F-4B, portò alla costruzione dell'F-4J, provvisto di radar e armamento perfezionati e di motori più potenti. Anche gli F-4 dell'aviazione furono migliorati. Per l'essenziale attività di ricognizione, la McDonnell sviluppò l'RF-4, provvisto di macchine fotografiche con obiettivi grandangolari alloggiate in una estensione del muso. Questa versione non armata compì la sua prima missione alla fine del 67. La mancanza di un cannone incorporato costituiva un grosso handicap in caso di combattimento aereo. Dapprima si ricorse a un cannone alloggiato esternamente, poi il problema fu superato con l'F-4E, che aveva un cannone da 20 mm. Un altro aereo usato contro il Vietnam del Nord fu il Grumman 6 Intruder, il più moderno jet della Marina, capace di operare anche in condizioni di tempo avverse. Entrò in servizio nel luglio 65 e subito dimostrò di essere un aereo eccellente e in breve tempo fu impiegato regolarmente per le missioni di attacco. Capace di trasportare 7 tonnellate di bombe, il Grumman era il mini B-52 della Marina. I suoi sofisticati strumenti di volo gli consentivano di individuare l'obiettivo e di sganciare il carico con estrema precisione, indipendentemente dalle condizioni del tempo, sia di giorno che di notte. Altre versioni dell'Intruder furono sviluppate per missioni di soppressione delle difese, rifornimento in volo e guerra elettronica. L'A7 Corsair fu utilizzato dall'aviazione e dalla Marina per condurre attacchi leggeri. Veloce e con grandi capacità di carico, quasi 7 tonnellate, sostituì l'A4 Skyhawk a partire dalla fine del 67, dimostrando di essere l'aereo più adatto per le missioni Iron Hand di soppressione delle difese. Raccogliere informazioni sulla macchina bellica del Vietnam del Nord fu sempre una missione pericolosa. Durante la prima metà della guerra, le ricognizioni tattiche venivano effettuate dal superveloce McDonnell RF-101 Voodoo. Come disse un pilota, questo monoposto volava da solo, disarmato e senza paura, scattando foto panoramiche col suo ventaglio di macchine fotografiche. Per raccogliere queste importanti informazioni, molti aerei furono abbattuti in missione. A partire dal 70, i Voodoo furono sostituiti con gli RF-4C Phantom, che negli anni successivi si sarebbero fatti carico di tutto il lavoro di ricognizione tattica, subendo anch'essi molte sconfitte. La ricognizione strategica fu svolta dai Lockheed A-12, dagli SR-71 Blackbird, capaci di volare 3 volte più veloci del suono, e dagli U-2, che volavano ad alta quota. Questi aerei operavano dalle basi in Thailandia e in Giappone. La Marina e i Marine utilizzavano gli RF-4 Phantom, oltre alla versione RF-8 da ricognizione dell'apprezzato caccia Vought Crusader.
Il ricognitore più efficace era l'elegante North American RA-5 Vigilant, uno degli aerei più veloci e più pesanti impiegati su portaerei. Gli aerei di supporto erano i Boeing KC-135 per il rifornimento in volo e gli RC-135 per servizi di informazione. Il KC-135 contribuì al salvataggio di molti aerei ed equipaggi di ritorno dalle missioni con poco carburante o con danni gravi. La stazione radar volante sui Lockheed EC-121 Constellation teneva sotto controllo i cieli del Vietnam del Nord, mentre i Douglas EB-66 Destroyer di scorta e gruppi di attacco si occupavano della guerra elettronica. Il progetto del B-66 derivò da quello dell'A3 Sky Warrior della Marina per la guerra elettronica, che fu utilizzato validamente anche per il rifornimento in volo e per la raccolta elettronica di informazioni. Molti aerei parteciparono alle missioni di soccorso, primo tra tutti l'A1 Skyrider, soprannominato Spade, che scortava gli elicotteri Sikorsky HH-3 Jolly Green e HH-53 Super Jolly Green Giant all'interno del territorio nemico. Ai piloti che operavano nei cieli del Vietnam del Nord si opponeva un sofisticato e compatto sistema di difesa aerea. La zona di Hanoi Haiphong era protetta da una forte concentrazione di artiglieria contraerea che integrava l'azione del caccia MiG e dei missili terra-aria. Nel 64, per difendere l'intero paese dagli attacchi aerei, i nordvietnamiti disponevano di meno di 1000 cannoni antiaerei medi e pesanti. Ma nel giro di 18 mesi ne installarono più di 7000, alcuni dei quali muniti di dispositivi di rilevamento radar. La contraerea variava dai pesanti cannoni da 100 mm ai fucili dei contadini che sparavano agli aerei dai campi. Indipendentemente dal calibro usato, i nordvietnamiti accoglievano ogni incursione americana con una vera e propria grandinata di fuoco, tanto che fu proprio l'artiglieria contraerea a causare la maggior parte delle perdite americane in Vietnam. Fra il 62 e il 73 furono abbattuti oltre 2000 velivoli della Marina, dell'aviazione e dei Marine. Un altro grave pericolo era rappresentato dai missili terra-aria. Un pilota americano ci racconta le sue impressioni sulle difese aeree del Vietnam del Nord. La contraerea dava l'impressione di sparare a casaccio. Non avevi mai la sensazione che un cannone stesse prendendo di mira proprio te. C'erano esplosioni dappertutto. Quelli che facevano più paura erano i missili terra-aria. Quando ne veniva lanciato uno, lo guardavi compiere un paio di evoluzioni intorno al tuo aereo. Capivi subito se stava seguendo proprio te. Allora diventava una faccenda personale fra te e quel missile, meno pericoloso della contraerea, che faceva però più paura, proprio perché era una cosa più personale. Nel 72 il Vietnam del Nord aveva in funzione oltre 300 basi di missili SAM. Anche i caccia erano una componente importante del sistema difensivo aereo e i principali velivoli da caccia del Vietnam del Nord erano i MiG-17 e i MiG-21. Molto adatti al combattimento aereo, venivano manovrati da piloti abili e aggressivi che abbatterono 276 velivoli americani. Rolling Thunder fu il nome dato alla prima fase della campagna di bombardamento contro il Vietnam del Nord, durata dal 65 al 68. Gli strateghi dell'aviazione avevano concepito Rolling Thunder come un'offensiva globale per fiaccare la forza bellica del Vietnam del Nord.
Il presidente Johnson tuttavia decise di limitare la portata delle operazioni e autorizzò un intervento circoscritto a una serie di obiettivi precisi, ciascuno dei quali doveva essere approvato di volta in volta direttamente dalla Casa Bianca. Giorno dopo giorno le missioni impegnavano gli equipaggi e quando veniva annunciata una missione contro un obiettivo particolarmente ben difeso, la tensione si faceva palpabile. 3030 Nord, 1060750 Est. Il bersaglio in questione è un importante ponte ferroviario in costruzione, non ancora in servizio. Il ponte è probabilmente a tre campate a binario singolo, con 280 traversine. Due piloni di cemento e le gettate per due campate sono già complete. In tutte le basi dell'aviazione, i cacciabombardieri, i ricognitori e i caccia erano costantemente pronti a partire per le missioni contro il Vietnam del Nord. Ecco i preparativi a bordo di una portaerei americana nel Golfo del Tonchino e diretta verso la Yankee Station.
Aerei da combattimento, quali l'F-4 e l'F-105, consumavano a pieno carico una notevole quantità di carburante. Per estenderne l'autonomia, venivano assistiti dagli aerei cisterna KC-135 del Comando Aereo Strategico, che nel corso del conflitto garantirono centinaia di migliaia di rifornimenti in volo, sia agli aerei diretti verso l'obiettivo, sia di ritorno e con i serbatoi vuoti. Solamente 5 piloti americani e i loro navigatori ottennero la qualifica di asso in Vietnam. Gli unici assi della Marina furono Randy Cunningham e il suo ufficiale addetto all'intercettazione radar, Willie Driscoll. Ecco come Cunningham raccontò l'abbattimento del suo primo MiG mentre volava con un Phantom nel 1972. Avevo appena evitato 26 SAM che erano stati lanciati contro di noi sopra l'aeroporto di Quang Ly. Superato lo sbarramento dei SAM, stavo giusto tentando di andarmene dalla zona, quando vidi due MiG-21 a livello delle cime degli alberi che uscivano dalla zona del bersaglio. Uno era a circa 500 piedi, l'altro a 800 più o meno. Stavo volando alla velocità di 650 nodi sopra le cime degli alberi e come arrivai dietro a uno dei MiG-21, Willy disse, è agganciato. Diede un'occhiata fuori e non appena io lanciai il missile e questo partì, l'altro si buttò in una virata da 8G. Si vedevano chiaramente le scie di vapore che si lasciava dietro le ali. Io feci una vite orizzontale e portai di nuovo la prua su di lui. Non appena abbassò le ali, sparai il secondo missile. In quasi due anni non era stato abbattuto nessun MiG. Mi sembrava di sognare. L'adrenalina scorreva come quando vinci una medaglia d'oro alle Olimpiadi.
L'eccitazione era al massimo livello. Gli F-4 abbatterono quasi 150 caccia nordvietnamiti. Gli F-105 Thunderchief dell'aviazione e gli F-8 Crusader della Marina ne abbatterono quasi altrettanti. Ma le cose non andarono sempre così. I MiG vietnamiti a loro volta abbatterono 79 aerei statunitensi. In tutto, i piloti americani abbatterono 250 aerei del Vietnam del Nord. Il miglior addestramento dei piloti dava ai caccia americani un buon margine di vantaggio sui più lenti, sebbene più agili, MiG di fabbricazione sovietica. Tuttavia, il rapporto tra vittorie e perdite si rivelò più sfavorevole di quello della guerra in Corea, e ciò indusse gli Stati Uniti a rivedere radicalmente il programma di addestramento al combattimento. Il ritmo e il numero degli attacchi condotti contro il Vietnam del Nord rese le perdite in combattimento inevitabili. Ma i piloti impiegati ad affrontare gli sbarramenti della contraerea, i missili e gli aerei avversari sapevano che se fossero stati colpiti in Vietnam del Nord, grandi sforzi sarebbero stati fatti per recuperarli. Per queste missioni speciali, l'aviazione americana aveva infatti dislocato in Thailandia settentrionale gruppi di soccorso equipaggiati con elicotteri di salvataggio a vasto raggio e con gli aerei a elica A1 Skyrider, che dirigevano le operazioni di soccorso e tenevano impegnati i vietnamiti presenti nella zona. Si trattava in effetti di una gara contro il tempo per raggiungere per primi l'equipaggio abbattuto. La campagna di bombardamento Rolling Thunder, per la quale entrambe le parti pagarono un caro prezzo, non riuscì mai a far desistere il Vietnam del Nord dai suoi propositi. Nonostante gli attacchi americani, le truppe e i rifornimenti continuarono a viaggiare per sostenere lo sforzo bellico in Vietnam del Sud attraverso le risaie, a nuoto o a piedi. Gli Stati Uniti sospesero i bombardamenti dal novembre 68 al maggio 72. Nel frattempo, al presidente Johnson era succeduto Richard Nixon, che alla fine del 72, con l'operazione Linebacker 2, autorizzò la ripresa dei bombardamenti strategici. L'aereo più usato per questi interventi fu il B-52, che operò senza restrizioni contro il potenziale bellico nordvietnamita. Al culmine della campagna, le basi aeree dell'isola di Guam nel Pacifico e in Thailandia ospitavano più di 200 B-52. I bombardieri avevano il supporto degli altri aerei dell'aviazione e della marina
i quali eseguivano missioni di soppressione delle difese e incursioni a scopo diversivo. In una serie di raid effettuati nel periodo natalizio, i B-52 bombardarono obiettivi militari strategici che si trovavano però nel mezzo delle zone densamente popolate di Hanoi e Haiphong. Di solito, per difendersi dai missili SAM, i B-52 volavano in formazioni ravvicinate di tre aerei e così sfruttavano al massimo i propri dispositivi di protezione elettronica. Ciò nonostante, gli sbarramenti di SAM lanciati dai nordvietnamiti riuscirono ad abbattere 15 B-52 e a colpirne molti altri. Le incursioni dei B-52 distrussero la maggior parte delle riserve di petrolio e degli impianti di produzione di energia elettrica, pur senza riuscire a piegare la resistenza nordvietnamita. I bombardamenti indirizzarono però i vietnamiti verso le trattative diplomatiche che avrebbero portato alla fine delle ostilità. Nella guerra contro il Vietnam del Nord, i piloti americani incontrarono le più forti difese aeree mai schierate in un conflitto dell'era moderna. La guerra che insanguinò il Vietnam comportò un costo elevatissimo in termini di vite umane su entrambi i fronti. Per questo e per i problemi sociali che dal conflitto scaturirono, una parte importante della stampa e dell'opinione pubblica americana contestarono l'intervento statunitense e sollevarono interrogativi scottanti, alcuni dei quali ancora senza risposta.